5 rinvii a giudizio per il caso Consip, anche l'ex ministro e sottosegretario Luca Lotti. Oltre all'ex ministro dello sport, il GUP di Roma Clementina Forleo ha rinviato a giudizio l'ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, il generale Emanuele Saltalamacchia, l'ex presidente di Publiacqua Firenze Filippo Vannoni e l'imprenditore Carlo Russo. Sono stati prosciolti dalle accuse l'ex maggiore del NOE Giampaolo Scafarto e l'ex colonnello dell'Arma Alessandro Sessa. Dimostrerò nel processo la mia innocenza, commenta Lotti. Ridurre il numero dei parlamentari, secondo la proposta del Movimento 5 Stelle, sarebbe una mutilazione della Costituzione. Più Europa, il partito di Emma Bonino si schiera contro la riforma in discussione alla Camera. Non siamo contro il taglio degli eletti, dice il segretario Benedetto della Vedova, ma non così. Questa riforma attacca è frutto solo dell'atteggiamento antipolitico e antiparlamentare del Movimento 5 Stelle. Con Più Europa si sono schierati oltre 50 accademici e il loro appello si chiama Non mutilate la Costituzione. C'è un solo antidoto all'odio, che è l'amore. Così la senatrice a vita Liliana Segre si è rivolta agli studenti delle scuole medie che hanno affollato il dibattito organizzato al Festival delle Città. Ai ragazzi ha raccontato che le parole di odio che si sentono oggi la fanno tornare indietro, perché dalle parole poi si passa ai fatti. Siate forti e fate una scelta di pace e di libertà. L'invito di Segre, che poi ha giudicato positivamente il progetto di cittadinanza dello Ius Culture. Diamo fiducia a questo governo, concluso la senatrice a vita. L'informazione di qualità è plurale, il fondamento della democrazia. Il sottosegretario con delega all'editoria Andrea Martella conferma la linea di dialogo e il sostegno al mondo dell'editoria, partecipando al Festival delle Città in corso a Roma, e annuncia incentivi e sostegni economici per contrastare la crisi del settore e affrontare l'innovazione tecnologica. Per Martella poi bisogna affrontare i nodi della pirateria, del giusto compenso e delle fake news. Una firma contro lo Ius Soli. Giorgia Meloni porta in piazza la campagna di Fratelli d'Italia contro il progetto di legge per riformare la cittadinanza. Diventare italiani non è come comprare un vestito, bisogna meritarselo, spiega la leader di Fratelli d'Italia in piazza Montecitorio, che si chiede: e se domani gli integralisti islamici diventassero maggioranza? Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.